questo è il modo che ho per leggere le cose. Quindi io cosa faccio? A questo punto che cosa facciamo? A questo punto decidiamo di capire come il pendolo ci dice i chakra. Quindi per indicare il primo chakra, vediamo, per indicare il primo chakra, come me lo indichi? Vediamo, il primo chakra sta qui. Stando fermo. Allora, a questo punto io cerco di essere veloce e faccio un puntino così e me lo metto anche qui nell'angolo, me lo metto qua. Fermo, primo chakra. Poi, come indichi il secondo chakra? Questi li levo che fanno colore. Come mi indichi il secondo chakra? Il secondo chakra sta prendendo una strada. Vediamo. Ed è in diagonale. Ok? E noi ce la mettiamo in diagonale. Quindi facciamo così. Secondo chakra. Faceva anche un pochino l'ovalino un po' così. Ma ad ogni modo, siccome ci sono sette versi, sono sette chakra, e quelle del pendolo sono sette versi, non c'è bisogno che gli chiediamo ovale o dritta, eccetera. Poi, il terzo chakra, come lo indica? Vediamo come indica il terzo chakra. Va in verticale. Vedete? Va in verticale. Quindi, facciamo così. Terzo chakra. Sulla parte del quarto chakra mi concentro sul plesso solare, sul cuore, e va in senso, gira in senso orario. Ok? Gira in senso orario. Gira in senso orario il quarto chakra, che è il chakra del cuore. Poi il chakra della gola, e mi concentro sulla gola. Non so se notate il chakra della gola, spero che si veda bene dalla telecamera. Il chakra della gola ha preso il via ed è in diagonale nella parte opposta. Diagonale, parte opposta, che è questo. Questa direzione qua. Metto quinto chakra, poi il sesto chakra, che è quello del terzo occhio, vediamo in che direzione ci va. Allora, io sto pensando al terzo occhio, alla ghiandola pineale. Al chakra del sesto, al sesto chakra, al chakra del terzo occhio. Ecco, come direzione è in orizzontale. Sta andando in orizzontale. Quindi io lo metto così, che è il sesto chakra. Questa direzione. Poi penso al settimo chakra, quindi mi concentro sulla cima della testa. Sta ragionando. Le fa un po' tutte, eh? Le sta facendo.
sta facendo un po' tutte. Sta facendo tutte le, sta ripercorrendo tutte quelle che ha fatto in un con piccole movimenti che impercettivi, che io li vedo da qui, ma non so se si vede dalla telecamera, li sta facendo un po' tutti e adesso ha scelto, mi sembra che stia scegliendo il verso, che è il senso. Vediamo se mettiamolo un po' più qua. Ecco, che è il senso antiorario, che probabilmente voi lo vedete orario, ma comunque è in senso antiorario. Ad ogni modo, il settimo chakra li fa, li ha fatti un po' tutti, piccolini, ma li ha fatti un po' tutti. E lo facciamo così. Settimo chakra. Oh. A questo punto che abbiamo, a questo punto che abbiamo individuato i colori, abbiamo individuato il verso, diciamo, di ogni chakra che ci indica il pendolo. E ognuno, se lo vuole fare a casa sua, gli vengono ovviamente, ci sa che gli vengano direzioni diverse, comunque tutte differenti fra di loro. Cioè non è che il terzo e il quarto chakra viene che gira nello stesso verso. Ognuno, il pendolo distingue le vibrazioni differenti. Quindi facciamo una prova per quello che voglio dire. Allora, io mi sono pestata un po' di uovo, ho comprato a Natura Sì delle uova di gallina bianche di fattoria, cioè di galline allevate all'aria aperta. E ho macinato questo, ho macinato le uova. Con l'ho pestate col mortaio perché ho iniziato a fare, come sapete, un po' sciamana, un po' streghetta, un po' maga, e quindi queste le uso, mi faccio dei sacchettini oppure le spargo in zone che voglio pulire come energia. Qui le uso come il sale. E quindi questo lo sto spargendo per esempio in delle zone del lavoro dove ci sono delle, magari vedo che ci sono delle situazioni di negatività e metto un po' di uova oppure me le tengo in un sacchettino. Questo mi sono ispirata a questa cosa perché sto seguendo con molta attenzione un bellissimo canale di una persona che condivide dei rituali da streghe. Quindi è molto interessante perché condivide cose antiche e tra queste c'è anche l'uovo bianco. Se vi interessa ve lo metto in descrizione. Allora, questa polvere di uovo bianco che si usa per pulire le energie, io ora mi sono preparata questi mi sono preparata questi fogli quadrati perché ci metterò la spezia in modo tale che l'energia della spezia, la vibrazione non si mischiano le energie, così il pendolo non è che lo confondo mettendoci roba diversa. Allora io metto per esempio qua ora il foglio è bianco, i gusci d'uova sono bianchi, questo ce lo leviamo di mezzo.
Allora, mi domando che chakra pulisce l'uovo bianco, i gusci d'uova bianche di fattoria, cioè comunque sono galline allevate a terra. Ecco, lui subito mi va in senso orario, che è il quarto chakra, il chakra del cuore. Poi mi va in diagonale secondo chakra e vediamo se me ne indica altri. Per capirsi, cuore e stomaco. Ecco, lui mi riindica il quarto chakra. Di solito quando ritorna indietro sui chakra che mi ha indicato, vuol dire che ha finito di indicarmi i chakra. Però gli do tempo di rifarmene vedere altri, ma mi rindica il secondo chakra e finché non lo levo mi va al loop. Mi va al loop e vediamo se mi indica qualcos'altro. Quarto chakra, gira in senso orario, quarto chakra. E di nuovo mi indica il secondo chakra. Di solito ci sto su un po' di più perché così mi dà conferma, no? Mentre mi indica il secondo chakra, io sento vibrare tantissimo la pancia all'altezza dell'ombelico, ma proprio forte forte. Quindi noi possiamo dire che questo lo rimetto dentro, vi ho fatto l'esempio del fogliolino per farvi capire un po' come faccio. Ora questo lo cosiamo perché abbiamo detto che non vogliamo dare energie di nulla. Il foglio deve essere pulito, non ci devono essere spezie, niente sopra. Allora, questo che l'ho usato, e ci voglio mettere uova. Principalmente mi ha indicato il quarto e il secondo chakra, quindi io uso questi due colori, ok, e metto uova, gusci bianchi, quarto chakra e secondo chakra. Mi faccio la mia leggendina delle mie spezzettine, perché a questo punto, questo è anice stellato, meraviglioso, c'è un profumo fantastico. Quindi cosa farò? Mi preparo un elenco di spezie e mi segno già a cosa lavorano, in modo tale che quando voglio farmi la mia orgonite, oppure voglio farmi un battuto, un sacchettino di protezione, quando voglio usarlo per pulire dei chakra perché mi voglio fare un bagno, purificatore o un pediluvio, ad ogni modo, se voglio farmi una cremina, un olio e voglio meditare su quei chakra lì, so che posso utilizzare, me li vado a vedere nel mio fogliolino. Quindi quello di oggi, la cosa che volevo mostrare oggi è questo: come mi faccio le leggende delle spezie. Non c'è bisogno che tiro fuori magari per cose in polvere non le tiro più fuori, se no sporcano. Però questo, per esempio, io mi prendo un po' di anice stellato e controllo a cosa lavora l'anice stellato. Nello stesso tempo mi sento anche un po' il profumo, buonissimo. E vediamo a cosa lavora.
Allora, l'ance stellato sta andando veramente a palla sul chakra del cuore, quindi quarto chakra. Poi domando cos'altro pulisce. Allora, mi indica il sesto chakra, quindi il terzo occhio. Profumando, sentendo l'odore, vedo anche dove arriva, in che parti, in quali chakra va a toccare, no? Quindi come direzione ha preso il terzo chakra. Quindi per ora ne pulisce tre. Vediamo se riparte dal quarto chakra, vuol dire che abbiamo finito il giro, il tour. Se me ne indica un altro, vuol dire che ne pulisce altri. Quindi secondo chakra. Quindi abbiamo detto quarto, il sesto chakra, il sesto chakra, il secondo. Quindi mi rindica il sesto chakra, mi rindica il sesto chakra. Mi rindica il secondo chakra. Mi rindica il secondo chakra. E mi rindica il secondo e il primo. Allora, verifico del quarto. Il quarto chakra, verifico il quarto, sì, e c'è anche il quarto chakra, che è quello che è venuto all'inizio. Quindi, dell'anice stellato, rimettiamolo a posto, l'anice stellato mi ha indicato il quarto chakra. Il secondo chakra, andiamo. Quindi quarto chakra, sì. Poi secondo chakra, sì. Poi sesto chakra. Secondo chakra, quarto chakra e sesto chakra. Quindi in ordine, quarto chakra, secondo chakra e sesto chakra. Che poi volendo uno potrebbe fare primo chakra. Uno potrebbe dire primo chakra, poi potrebbe prendere questo e scrivere secondo chakra. Ora l'arancione sta finendo, ma insomma ce la potrà fare. Poi prendo un altro e scrivo terzo chakra. Poi prendo un altro e scrivo quarto chakra. Poi mi prendo questo e scrivo quinto chakra. Poi mi prendo questo e scrivo sesto chakra. E poi il settimo chakra. In questo modo può essere immediato se vogliamo lavorare su un chakra solo. Quindi, se vogliamo lavorare su un solo chakra, ci andiamo a cercare nella nostra leggenda. Abbiamo visto che qui
bisogna che io ci scrivo anice stellato, per esempio, anice stellato. Se no, poi dopo non si arriva più a cosa. Allora, l'anice stellato. Io sono partita dall'uovo, dai gusci d'uovo, no? Quarto e secondo chakra. Quindi io mi prendo, questo me lo tengo qua, io mi prendo il quarto e con una penna mi scrivo uova, gusci d'uovo, il quarto chakra, gusci d'uovo, bianchi, ok? Poi, quarto chakra, anice stellato, poi, il secondo chakra, anice stellato, il secondo chakra, gusci d'uovo, bianchi, anice stellato e del guscio d'uovo pulisce il quarto, il quarto e il secondo chakra, l'anice stellato, il quarto, il secondo e il sesto. Quindi il secondo l'abbiamo scritto, il quarto l'abbiamo scritto e il sesto ci mettiamo solo anice stellato. Questa cosa serve? Serve che nel momento in cui voglio fare un bagno per rilassarmi e lavorare per esempio sul sesto chakra o preparare un sacchettino e metterci cose che vanno a lavorare sul sesto chakra o sentirne il profumo o comunque lavorarci energeticamente, cosa faccio? Mi prendo. Questo per farvi un esempio, mi prendo un po' di anice stellato per il sesto chakra, mi faccio il battuto e magari se è commestibile, se è una cosa piacevole, lo posso mettere anche in una tisana. Questo per farvi degli esempi. O lo metto in un dolce, ecco, in modo tale che faccio una cosa utile, un bagno, un dolcino al cioccolato, magari con l'anice stellato, e so che sto lavorando sul sesto chakra. Se ovviamente voglio lavorare, per esempio, secondo chakra o sul quarto chakra del cuore, mi posso preparare un sacchettino con un po' di gusci d'uovo e un po' di anice stellato battuto. Nel caso delle orgoniti, come vi dicevo, mi ero fatta un elenchino. Mi sono fatta questa cosa che state vedendo e all'epoca, per esempio, per attivare il chakra del cuore, qua dentro, per esempio, ci ho messo la menta, l'infuso di ananas e cocco, l'eucalipto, l'anice stellato e la cannella. Infatti l'anice stellato lavora per il qua, questo serve per il quarto e il quinto chakra e mi era venuto che lavorava il quarto chakra. Cannella e altre cose, ho fatto un misto di cose che lavorano sul quarto e il quinto chakra, per esempio. E così le altre, tipo queste rosse. Ci ho messo altre cose perché le ho misurate in questo modo. Ora, se a questo punto, se vi va, vado avanti e proseguo nel prossimo video perché sta venendo troppo lungo. Quindi per adesso
vi saluto e ci troviamo nel prossimo video.